Ciao a tutti e benvenuti nel terzo episodio del primo capitolo di Valorant Rank Up. Oggi io e Sfal andremo ad analizzare il secondo argomento, ovvero l'economia, che è importantissima. Ma perché? Che cos'è e come dobbiamo gestirla? Allora, l'economia è la base su cui ogni giocatore può permettersi di comprare, quindi in base ai round vinti e persi, chiaramente dovrà investire più o meno crediti per potersi permettere un equipaggiamento, abilità e scudi. Andiamo adesso nel dettaglio. Il primo round di ogni side è il pistol round, ovvero ogni giocatore parte con 800 crediti. È importante giocare di squadra, quindi anziché comprare la pistola più costosa, cercate di capire se è meglio, in base alla gente che giocate, investire su abilità e scudo. Ora, analizziamo il caso del primo round vinto. Il secondo round viene chiamato antico, ovvero si comprerà tutto il necessario, spettre, scudo e abilità, con l'obiettivo di non morire, per incrementare l'economia. Il terzo round si chiama bonus round, in quanto si ha lo stesso equipaggiamento del round precedente, ma gli avversari avranno un full buy. Si deve ora guardare quanti soldi si avranno nel round 4 e comprare in base a quello, quanto più si riesce, ma fondamentale non comprare troppo. L'obiettivo del bonus è levare armi agli avversari, fare danni economici. Nel caso di vittoria del bonus, si è a cavallo, seguirà un altro antieco, magari non solo pistole come il secondo round per gli avversari. Nel caso di vittoria, il divario resta a sentire, con un netto 5-0 sul punteggio e moltissimi crediti da parte. Nel caso del pistol round perso si va a fare full eco, ovvero non si va a comprare nulla per andare a comprare invece tutto il possibile durante il terzo round. Come dicevamo, Valorant si basa molto sull'economia. A parità di skill un giocatore con una pistola avrà molta difficoltà ad eliminare un giocatore con un fucile, soprattutto alla lunga distanza. Decidere di perdere un round in partenza deve essere un concetto chiaro. Non è automatico perché ovviamente si vorrebbe vincerli tutti, ma bisogna giocare d'astuzia. Durante gli eco si cerca di togliere armi agli avversari. Inoltre, non succede spesso, ma alcune volte si vincono anche gli eco round, incrementando vertiginosamente l'economia. Nella norma si va sotto 0-2 per gli avversari, e dal terzo round ci si ritrova con circa 4.000 crediti a testa. A questo punto si compra tutto il possibile per vincere il round, sfruttando la differenza di armi del terzo round. Gli avversari giocheranno Spectre, Pistol o Marshall, tenuti dal secondo round, mentre noi, avendo Vandal o Phantom, avremo il vantaggio, soprattutto se giocheremo di intelligenza e dalle lunghe distanze. Negli altri round, il caso generale per riassumere è questo: se tutti e cinque i giocatori non possono permettersi un full buy, quindi abilità, arma e scudi, si cerca di fare o half buy oppure eco. L'half buy è un round che andrete a fare in funzione del round successivo, ovvero andrete a cercare di comprare mantenendo i crediti abbastanza alti da poter comprare il round dopo. Con eco invece si intende un round in cui andrete a preservare la vostra economia per andare a comprare nei round successivi, quindi andrete a comprare letteralmente niente e cercherete di far più danno economico possibile al team avversario andando a cercare di uccidere più giocatori nemici possibile. Se una sola persona o due non hanno abbastanza soldi, possono chiedere ai propri compagni di comprare un'arma per loro. In generale, per concludere, è meglio che tutti e cinque abbiate lo stesso equipaggiamento, quindi non solo uno o due con un'arma un po' più forte come può essere il Vandal o l'Operator e gli altri solo le pistole o viceversa. Questa terza parte sull'economia è terminata, ma se avete ancora qualche domanda qua sotto nei commenti potete farcela, visto che è un argomento un po' delicato, e comunque trovate i nostri social tutti sempre in descrizione. Vi aspettiamo con il quarto episodio di Valorant Rank Up.